Buongiorno mamma, papà e bambini. Sono la cuoca Piera dell'asilo nido comunale Papavero. Oggi, se vi va, cuciniamo assieme un piatto molto nutriente per i vostri bambini. Con questi ingredienti: 400 g di spinaci già smollentati e frullati, un po' di sale, cipolla, parmigiano 30 g e 300 di riso. E ho preparato da prima un po' di brodo, con un brodo vegetale, con 200 di carote e 200 di patate. Adesso accendiamo il fuoco e mettiamo la cipolla già tagliata, l'olio. E cominciamo a fare riscaldare il tutto. Aggiungiamo il riso. E andiamo mescolando. Mettiamo un po' di brodo vegetale. Un po' di sale. Continuiamo a mescolare. E dobbiamo avere molta pazienza perché, come sappiamo, il riso cucina di più. Abbassiamo la fiamma e aggiungiamo un altro po' di brodo vegetale. Si va cucinando lentamente. Ora prendiamo gli spinaci già frullati e andiamo ad aggiungere al riso. E continuiamo a mescolare. Il nostro risotto è quasi pronto. Ora, per ultimo, aggiungeremo, prima di spegnere, un po' di parmigiano. E continuiamo a mescolare per amalgamare il tutto. Spegniamo e prendiamo un piatto e lo versiamo. Finalmente siamo pronti. Care mamme,
Papà e bambini, assaggiatelo, sarà gustosissimo e mi darete ragione. Arrivederci al prossimo video.